gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico è dunque un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Quanto costa? 15 lire. 15 lire? No, ma quella è finta, c'è una torta finta, è come tuo carro armato. Andiamo, andiamo, vai, andiamo, Giosuè. Vietato l'ingresso agli ebrei. Andiamo, andiamo, Giosuè, andiamo. Perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo? Loro gli ebrei e i cani non ce li vogliono, ognuno fa quello che gli pare, Giosuè. Là c'è un negozio, là c'è un ferramenta, no? Loro, per esempio, non fanno entrare gli spagnoli e i cavalli. E cosa, là c'è un farmacista, no? Ieri ero con un mio amico, un cinese che c'ha un canguro. Dico, si può entrare? Dice, no, qui cinesi e canguro non ce li vogliamo. Gli sono antipatici, io. Ma noi in libreria facciamo entrare tutti. No, da domani ce lo scriviamo anche noi, guarda. Chi ti è antipatico a te? Ragni, a te? A me i visigoti. E da domani ce lo scriviamo. Vietato l'ingresso ai ragni e ai visigoti. Oh, mi hanno rotto le scatole questi visigoti. Il signor ispettore, come sapete, è venuto da Roma per parlarci del manifesto della razza, firmato dai più illuminati scienziati italiani. Egli, che noi ne siamo onorati, ci dimostrerà che la nostra razza è una razza superiore, la migliore di tutte. Seduti, bambini. Prego, ispettore. La nostra razza, vero? È superiore. Certo. Prego. Grazie, la nostra razza è superiore. Appunto, sono venuto da Roma, testé, ora per venire a dirvi, a ciò che voi sappiate, bambini, che la nostra razza è superiore. Sono stato appunto scelto io dagli scienziati razzisti italiani a ciò che dimostrarvi quanto la nostra razza sia superiore. Perché, bambini, hanno scelto me? Ma dico, c'è bisogno di dirlo. Dove lo trovate uno più bello di me? Dove lo trovate uno più bello di me? Giustamente si è fatto il silenzio. Voi avete davanti un'originale razza superiore, ariana purissima. Bambini, partiamo da una cosa che uno magari dice che vuoi che sia, no? L'orecchio. Guardate qua, guardate la perfezione di questo orecchio. Padiglione auricolare sinistro con campanula pendente finale. Guardate che roba! Cartilagine mobile, pieghevole. Trovatemi due orecchi più belli di questi, io me ne vado, per carità, però me li dovete far vedere. In Francia se le sognano due orecchie così. Guardate qua, guardate qua, guardate qua, guardate che gamba superiore ariana originale, pura, un gioiello di gamba. Guardate che piegatura, guardate che stantuffata di razza, guardate che roba questa gamba. Questa si chiama piegatura di gamba ariana con movimento circolare del piede italico, caviglia etrusca su stinco romano. Guardate che resistenza, ce la invidia tutto il mondo, bambini. E voi da grandi avrete una gamba così, ma che dico, una, due, tutte e due le avrete. Se si rompe questa, ci abbiamo quell'altra. Si rompe questa, ci abbiamo quell'altra. Si rompono tutte e due, vabbè, quello è un caso di sfortuna, che c'entra. Bambini, le razze esistono, e come? Ma andiamo avanti, vi voglio far vedere un'altra cosa, bambini. Attenzione! Ha detto ispettore, ispettore! Da Roma? Da Roma! L'ombelico! Guardate che bello l'ombelico! Che nodo! Ma non si snoda neanche con i denti! Ci hanno provato gli scienziati razzisti!
nazisti, niente, non si snoda. Questo è l'ombelico italiano della nostra razza. Guardate che roba, guardate la muscolatura. Cipite, bicipite, tricipite, guardate che bellezza, guardate l'anca, guardate, guardate che movimento, guardate che roba. Signori, signori, io ora vi saluto, vero, perché me ne devo andare. Buon appuntamento, mi è venuto proprio in mente, devo fare un'uscita ariana. Io vi saluto, arrivederci, l'ombelico. Principessa, ci vediamo a Venezia. Qualsiasi ufficio ed impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto, né possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari. Delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica. Niente. Il mio collega Elio Carpi deve lasciare l'insegnamento per le nuove disposizioni. Oggi ci ha salutato tutti e ci ha detto: a 50 anni ho appreso di non essere italiano. Gli abbiamo detto che ci separavamo da lui con dolore. Io gli ho regalato un'edizione dell'Iliade del 1815. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubblico o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. È tuttavia consentito l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle autorità ecclesiastiche. Nelle scuole di istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autore di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica, nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica. Vittorio Emanuele III, re d'Italia, imperatore d'Etiopia, per grazia di Dio e per volontà della nazione, decreta: nelle scuole di qualsiasi ordine e grado non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuole elementari nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a 10. Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'Educazione Nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica e mantenere quella luogo esistente. Scuole di istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno a luogo osservarsi le disposizioni relative all'istruzione di scuole private. Nelle scuole di istruzione media di cui è presente articolo, il personale potrà essere di razza ebraica, potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica. Mm.
Petrucci, siamo a tavola, non vieni? Che fai al buio? Tesoro, dispiace pure a me per lei. Ma vi vedrete il pomeriggio, dovete finire il ponte col meccano. Poi potete continuare a fare i compiti insieme anche se lui non viene più a scuola tua. Ma perché? Nella vita, figlio mio, a volte succedono delle cose tanto brutte. Per fortuna noi siamo cattolici. Per le persone di razza ebraica, l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e per gli impieghi di cui è precedente articolo 1 è dispensato dal servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.